Milan-Lazio 2-0. Bella vittoria dei rossoneri, bisogna dire. Però c'è un però. Questo infortunio di Leao non è una bella notizia in proiezione della semifinale di Champions e, perché no, anche del finale del campionato. E ho visto un Milan decisamente più voglioso, più grintoso. Il primo gol, e che ve lo chiede, e che vo' dica fa, primo gol sull'ennesima cagata della cosiddetta costruzione dal basso. Io non mi stancherò mai di gettare merda su questo tipo di giocata, perché questa, una giocata, questa giocata è merda, è merda. Io non so in quale sia la logica di rischiare costantemente una cazzata del genere. Vabbè, sarò io antiquato, ma vabbè. Però ho visto un Milan che sta bene. Ho visto un Milan che sta bene. La Lazio è questa qui, signori. Una squadra molto solida che ha un difetto: quando va sotto difficilmente la riesce a ribaltare, perché ha... è una squadra che necessita, per poter lottare ai massimi livelli, di... secondo me, di maggiore solidità difensiva e di dover cominciare a pensare a un dopo Immobile. Di dover cominciare a pensare a un dopo Immobile. Perché d'accordo gli infortuni, d'accordo tutto quello che volete, però... bisogna anche dire che questo centravanti è un po', è già abbastanza in là con gli anni, e così come in là con gli anni è Pedro, e quindi per poter vincere alla Lazio servono un paio di difensori coi controcazzi, un paio di difensori davvero coi controcazzi, e un attaccante che faccia gol. Un attaccante che faccia gol, che concretizzi la mole di gioco che c'è, per carità di Dio, della squadra. Questo manca alla Lazio per essere una squadra vincente. Questo manca alla Lazio. La Lazio è una squadra ben strutturata, forte a centrocampo, dove ha nei piedi buoni il suo core business, diciamo, il suo punto di forza. Il Milan invece è una squadra grintosa, è una squadra che non molla mai, che lotta su ogni pallone, con delle punte di eccellenza come Leao e Theo Hernandez. Che gol Theo Hernandez, ragazzi, sta bene, sta molto bene, è davvero una freccia questo giocatore. Una squadra che ha uno spirito di gruppo, una voglia di lottare che... guardate, ragazzi, è una squadra che difficilmente la metti sotto, e per metterla sotto devi essere tu nella miglior giornata e loro nella peggior giornata, perché è una squadra che fa della solidità, del sacrificarsi l'uno per l'altro, una squadra in cui tutti hanno voglia di lottare. Guardate Tonali. Tonali è un calciatore che dopo un primo anno un po' così, lo scorso anno è stato determinante, e quest'anno pure. È una squadra che la guardi, ma questi come cazzo hanno fatto a vincere uno scudetto l'anno scorso? E poi però li vedi giocare, li vedi sacrificarsi, li vedi metter fuori dalla Champions questo Napoli, a parte il discorso della lampadina, quelle a parte. Lì vedi che non mollano, sono sempre sul pezzo, a prescindere dai loro difetti, perché, signori, parliamoci chiaro, se noi andiamo ad analizzare questa squadra, non penso sia superiore a Inter e Napoli, non penso proprio, però poi hanno uno spirito di gruppo molto forte, con, ripeto, due o tre eccellenze che sono Maignan,
Leao e Teo Hernandez. E... tra l'altro ultimamente sta facendo gol anche Selemakers, sta facendo gol, uno che non, la porta non la vedi, non sapeva manco dove si trova la porta, ora ha cominciato a far gol anche lui, e questo la dice lunga. Questa è una squadra dove al netto di due o tre eccellenze ha dei giocatori che ogni tanto ti trovano la porta, e ora te la trova Kier, e ora te la trova Tonali, e ora te la trova Teo, e ora te la trova Rebic, e ora te la trova qualcun altro. È una squadra, squadra è un gruppo con un bravo mister, non una cima, ma un bravo mister, uno che nei fatti oramai è un vice allenatore, motivatore, che è Ibra, perché secondo me, cioè Ibra, tutti oramai lo dicono tutti, Ibra in quello spogliatoio incide come, pur non giocando, incide come Ibra. Guardate, e a proposito di mercoledì, eh sì, perché nonostante il video di prima, a proposito, chi si sente scomodo per quello che ho detto prima, la porta è quella. Cioè, io ve l'ho sempre detto, anche se qualcuno se ti si è iscritto, io non campo da YouTube non ci campo. Quindi sappiate accettarmi nel bene e nel male, nei miei sfoghi, nelle mie prese di posizione. Ok? E a proposito del Milan, ragazzi, inutile negarvi che io martedì o mercoledì, quando sarà, io tiferò per loro, e non solo nelle due partite con l'Inter. Guardate, non succede, perché è molto improbabile, cioè Real e Manchester City sono due cose troppo grandi, mentre l'Inter secondo me, se imbrocca la partita, ha la possibilità di batterle. L'Inter, se imbrocca la partita, ha le possibilità di batterle. Partirebbe da sfavorita, ma nella giornata giusta le può battere. Il Milan non credo, però in eventuale loro finale tiferei per loro, perché intanto è una squadra che ho sempre rispettato, il Milan mi è sempre stata, con la Roma, una squadra che ho sempre rispettato delle nostre avversarie, e poi per Ibra, seppur 99,99 su 100 non giocherebbe, sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera di un calciatore che per me la butto lì. Con Messi e Cristiano è stato quello che ha caratterizzato l'ultimo quindicennio di calcio, quello che ha, lui a differenza degli altri due è uno molto più accentratore. Diciamo che è anche stato sfortunato nelle sue esperienze in Champions, però non è sempre, le colpe ce le ha avute, perché lui è uno molto accentratore, però diciamo che il suo libro l'ho letto anni fa. Poi ho seguito anche le vicende del calcio. Diciamo che nelle sue esperienze, vedi Barcellona, si può dire che non è stata proprio tutta colpa sua. Secondo me si può dire. Ok? Sì, lui sul discorso delle auto, degli altri che erano dei soldatini, mentre lui era sul conflitto con Guardiola filosofo. Ecco, diciamo che io tutte le colpe a lui proprio non le darei su questo. E mi piacerebbe vincesse questa Coppa Campioni, proprio a coronare una carriera, anche se non giocherà evidentemente. È quasi impossibile, ribadisco, è quasi impossibile. Però c'è il discorso della lampadina.
è solo ed esclusivamente quello può far vincere la Champions al Milan, il discorso della lampadina. Perché se ragioniamo in modo razionale, perché la lampadina del Milan è un qualcosa di razionale, se andiamo per la lampadina del Milan è un qualcosa di razionale, però vi dico una roba: quella lampadina gli ha fatto vincere l'ultima, gli ha fatto vincere l'ultima Champions, quella lampadina lì gli ha fatto vincere l'ultima Champions, quella del 2007, e forse anche quella del 2003, e forse anche quella del 2003, che hanno meritato di più di quella del 2007, diciamolo. Perché se noi andiamo indietro col tempo, se noi pensiamo e contestualizziamo quella Champions che loro hanno vinto nel 2007, noi partiamo da un girone dove loro hanno Anderlecht, AEK Atene e Lille. Allora, se noi analizziamo, perdono in casa dell'AEK Atene, ricordo, una papera di Dida. L'Anderlecht, va bene, era poca cosa, mentre loro avevano ancora Iniesta, Gattuso, i Seedorf, oltre a Kakà, ora ci arrivo a Kakà. Hanno ancora comunque i campioni del mondo e tanto altro, un grandissimo presidente. Voi non sapete, io da juventino quanto ho invidiato Berlusconi al Milan, quanto ho invidiato Silvio Berlusconi, guardando anche la nostra di proprietà, quanto ho invidiato Silvio Berlusconi io, ai milanisti. E niente, se voi ricordate quella Champions là, il girone lo passano con Anderlecht, che era poca cosa, con l'AEK Atene perdono ad Atene con una papera di Dida, con Lille addirittura fanno un pareggio in Francia e una sconfitta in casa, seppur ininfluente, Milan-Lille 0-2 ricordo. Agli ottavi col Celtic la vincono ai supplementari, tra l'altro c'era anche un rigore per il Celtic, se non ricordo, con una prodezza di Kakà che di lì in poi sarebbe cominciato a lievitare Kakà. Poi c'è il quarto di finale col Bayern di Monaco, il peggior Bayern di Monaco del XXI secolo. Quella, se voi ricordate bene, era il peggior Bayern Monaco del XXI secolo, quel Bayern lì, dove pareggiano 2-2, fa gol di Rua Van Buiten al Bayern di Monaco, 2-2 a Milano. Poi lì si accende la lampadina, lì si comincia a accendere la lampadina a Monaco con il peggior Bayern di Monaco. Lampadina in che senso? C'era il gol fuori casa, due gol presi in casa, era all'Allianz Arena di Monaco, e sarebbe stata durissima. E invece lì si accende la lampadina contro il peggior Bayern Monaco del XXI secolo. Loro vanno e la vincono con uno splendido Seedorf, due gol Inzaghi, con due assi di Seedorf. Lì si accende la lampadina. Poi ti vanno a incontrare il Manchester United, che era di Cristiano Ronaldo, del primo Cristiano Ronaldo, che era la strafavorita a vincere quella coppa. Ne aveva appena dati 7 alla Roma, ricordate? Ne aveva appena, non era il Milan favorito in quella semifinale, non era il Milan favorito secondo gli addetti ai lavori, però c'è la lampadina. Lì sboccia Kakà. Vanno sotto, poi Kakà la ribalta, poi vengono riribaltati da una squadra che aveva un potenziale offensivo micidiale, quel Manchester United, Cristiano Ronaldo, che senza quello strepitoso Kakà di quell'anno lì avrebbe già vinto il pallone d'oro, tant'è che arriva secondo nella classifica del 2007, Cristiano. Aveva Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, i centrocampisti Carrick e Scholes, i difensori anche che segnavano, vedi Vidic, Rio Ferdinand, aveva uno squadrone il Manchester United, era fortissimo, il secondo grande Manchester United di Ferguson era quello. Però poi
a San Siro si accende Cacà e sotto la pioggia si accende la lampadina. La lampadina che vincono con quello splendido 3-0 la Champions del 2007 e la finale con Liverpool, se voi ricordate, fino al gol autorete in condominio fra Inzaghi e Pirlo, fino al gol la finale di Atene con Liverpool, se voi ricordate fu una partita noiosissima dove Liverpool si era reso più pericoloso non chissà come, però ricordo benissimo l'ultimo Maldini in grossa difficoltà con Pennant, ricordate Pennant, l'ala del Liverpool, era Liverpool di Benitez, però riescono a tenere, poi soffrono, si vede che soffrivano, il ricordo di 2 anni prima si vedeva, dove strameritavano la vittoria nel 3-3, sarebbe stata molto più meritata la Champions del 2005 per me che quella del 2007, ma la lampadina è la lampadina, ragazzi, la lampadina e un po' di fortuna, un po' così, un po' colà, trova nel gol, poi lo difendono non rischiando neanche tanto secondo me, e poi su un'azione trovano quel gol di Pippo su assist di Kakà e la vincono. Signori, quando io parlo di lampadina Milan mi riferisco esattamente a questo. Nel 2003 invece fu più meritata la Champions League, c'era la doppia fase a gironi, loro nella prima fase a gironi fanno fuori il Bayern di Monaco, nella seconda fase a gironi arrivano davanti al Real Dortmund, comunque la squadra c'era. Paradossalmente loro soffriranno più l'eliminazione diretta, dove faranno 4 pareggi, uno con l'Ajax, 2 con l'Inter, quello in finale con noi, e una vittoria al 90esimo, dove sarebbero stati eliminati senza quel gol là, eppure la finale con noi. Giocano meglio nei 90 minuti, perché giocano meglio di noi, annullano un gol a Inzaghi che non so perché sinceramente glielo annullarono, o a Shevchenko, non ricordo, per il fuorigioco di Inzaghi, non ricordo, e forse per noi sarebbe stato meglio andare sotto quella finale lì, e non tirarla per le lunghe ai rigori, non lo so. Ecco, quando nel secondo tempo, nei supplementari, noi pigliamo la traversa con Conte, va bene, ci sta, loro il gol annullato, noi la traversa, ma quando loro rimangono in 10 per l'infortunio di Roque Junior e non rischiano gol, che cos'è quella se non la lampadina da Champions? Che cos'è quella? Cosa che noi purtroppo non abbiamo, loro hanno. E vedete che la lampadina è un qualcosa, se vogliamo, anche di razionale, di mentalità, non lo so, perché se noi dobbiamo concepire il calcio come scienza esatta, come qualcosa di razionale, quel Milan del 2007 con lo Manchester United deve andare fuori, e di brutto pure, perché quel campionato lì era tutto fuorché un bel Milan, tant'è che l'anno dopo non vanno manco in Champions con la stessa squadra, non si qualificano manco per la Champions l'anno dopo con la stessa squadra. La logica, però, c'è la lampadina che gli fa superare queste partite, la lampadina che gli scatta in Europa alla vigilia di certe partite, è così. Stavolta, se io dovessi ragionare dal punto di vista razionale, io do per favorita l'Inter per andare in finale, ma è anche ampiamente, però c'è sempre da far conto con quella cazzo di lampadina che se giocano come hanno giocato oggi con la Lazio, nonostante non ci sarà Leao, sarà molto difficile per l'Inter, cioè nel senso non sarà facile per l'Inter prevalere nettamente o proprio prevalere, perché è una squadra che lotta. L'Inter in Coppa, per carità di Dio, si trasforma, e io ho una mia teoria su questa storia qui, che magari voglio smettere di parlare di complotti e ste robe qua, però dai,
partito dal Milan-Lazio, finito con la lampadina. Vabbè, vabbè. Ora andiamo a guardare l'Inter, vediamo un po'. L'Inter che sta bene, l'Inter sta bene. E la Roma è mezza incerottata, praticamente la Roma sembra la Juve di inizio stagione, piena di infortunati, con Dybala a mezzo servizio pure. Ma. Vabbè, iscrivetevi al canale.